Oggi vi presento un libro che per me è stato molto importante. L'ho scoperto molto tardi e devo dire che mi ha ridato voglia di studiare, di riprendere in mano tutta una serie di aspetti del lavoro sociale, del servizio sociale, dell'essere un assistente sociale in un momento che era molto difficile, in un momento in cui mi sentivo molto in crisi dal punto di vista proprio dell'identità della nostra professione. Dell'assistente sociale. Questo libro mi ha ridato motivazione, mi ha fatto scoprire dei profili di assistenti sociali del passato che mi hanno consentito di ritrovare quella motivazione, quella verve e soprattutto di comprendere da dove arriviamo. Da dove arrivo io come professione, da dove arriviamo noi come comunità professionale, di vedere le differenze tra il mondo anglosassone, americano e britannico e il mondo italiano e di comprendere come mai alcuni aspetti sono così differenti, di comprendere anche come mai ci sono degli elementi sia di pregiudizio sia di stereotipo tanto radicati nel servizio sociale italiano, tanto radicati nella cittadinanza e tanto radicati nelle istituzioni stesse. Come mai non riusciamo a pensare, ad esempio, all'assistente sociale libero professionista? Siamo arrivati a pensarci negli anni, pochi anni fa, stavo dicendo negli anni 2000, ma come dire, ormai siamo stiamo passando il ventennio degli anni 2000 e insomma è da pochissimo che ci si pensa a questo in Italia. L'assistente sociale pubblico e deve essere solo pubblico, in università si insegna solo questo. Perché? Allora, la storia ho capito quando ho fatto la docente di guida al tirocinio, ho capito studiando proprio questo libro e non solo, studiando la storia, quindi non solo i profili degli antesignani, di quelli che sono stati precursori nell'ambito del servizio sociale e delle scienze sociali, ho capito quanto sia importante la storia, capire la storia, capire dove siamo stati collocati nel tempo storico per capire dove siamo ora, per capire come mai ora siamo in quel punto lì e anche decidere, facendo scelte intenzionali, da che parte andare. Allora, io ve lo consiglio assolutamente, questa è una versione, un'edizione vecchia, I giganti del lavoro sociale, edito da Erickson, leggetelo. Vi racconterò poi in altri video alcuni profili che a me hanno entusiasmato e soprattutto davvero che mi hanno fatto recuperare quella cosa di dire: ma cazzo, ma se ci sono riuscite queste donne e questi uomini nell'Ottocento, quando non c'erano risorse da un certo punto di vista, perché non possiamo riuscirci adesso? Ciao a tutti!